Chiesto di intervenire il deputato Sgarbi. Un minuto. Gentile Presidente, lei non replicherà, ma alla fine di questa legge finanziaria, conseguente alla limitazione di molte libertà costituzionali, mi chiedo davanti al Ministro della Giustizia come spieghi la sentenza del 23 dicembre del Tribunale di Roma, che ha concluso che i suoi DPCM sono viziati da violazioni per difetti di motivazione e da molteplici profili di illegittimità, pertanto risultano caducabili. I DPCM hanno imposto una ripetuta rinnovazione delle limitazioni dei diritti di libertà. Tratta di provvedimenti contrastanti con gli articoli della Costituzione che vanno dal 13 al 22 e con le disposizioni dell'articolo 77, violando prima di tutto l'articolo 1 della Costituzione. Lei ha costretto gli italiani a non lavorare, non lavorando neanche lei, come ha sempre fatto. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.